non una mantova, e ne ho ricevuto anche una specie di imprinting, no? che mi porto dietro nella mia attività professionale. Io questa sera voglio spiegare la riforma della politica agricola comunitaria come la vedo io da tecnico, senza, non ho interessi precostituiti e non ho situazioni da difendere o da avversare. Quindi vi racconto che cosa hanno predisposto a Bruxelles e che cosa si sta preparando a livello nazionale. La riforma della PAC è un processo lungo, lento, che presenta molte insidie e molti imprevisti, il più importante dei quali è che è un processo soggetto e condizionato dalle scelte politiche applicative che si devono fare a livello nazionale. E per definizione, quando noi in Italia parliamo di scelte politiche nazionali, sappiamo che queste sono imprevedibili e tali da generare, diciamo, delle sorprese e anche un clima di incertezza, come del resto lo state vivendo in questa fase. Aggiungo questo anche come notazione polemica, se vogliamo. La Spagna nel mese di luglio ha elaborato, il ministro spagnolo ha elaborato un approccio alla riforma della PAC, costituendo dei tavoli di lavoro, dei gruppi di lavoro politici e tecnici che si sono incontrati decine di volte in questi mesi, e adesso un incontro decisivo che sarà il prossimo 20-21 di gennaio per decidere gli ultimi due aspetti di applicazione della riforma della PAC, che sono la definizione di agricoltore attivo, poi parleremo di che cosa significa, e come utilizzare la dotazione per il sostegno accoppiato, per il sostegno specifico. Tutto il resto è stato deciso, e questo chiaramente è un grande vantaggio per gli agricoltori spagnoli che possono approntare le scelte produttive, strategiche e gestionali in una situazione di chiarezza e di trasparenza. Ecco, l'iter di approvazione della riforma della PAC è partito con la pubblicazione alcuni giorni fa dei regolamenti di base sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Adesso la Commissione sta lavorando sui regolamenti applicativi, che oggi si chiamano atti delegati. Poi ci sono, come dicevo prima, le scelte nazionali che devono essere prese assolutamente entro il 1° di agosto, dopodiché ci saranno dei provvedimenti di natura gestionale, essenzialmente quelli disegnati, scritti da AGEA e dagli organismi pagatori. Vedete, è un processo piuttosto articolato. Oggi siamo a metà percorso, e quindi quello che vi dirò, chiaramente io potrò fare un discorso che sarà necessariamente lacunoso, ma non per colpa mia, ma proprio perché non ci sono gli elementi per raccontare come veramente sarà la situazione. Faccio un esempio proprio per dare un'idea. Se noi dobbiamo scommettere su una partita di calcio, ci sono tre possibilità: o vince una squadra, o vince l'altra, oppure c'è il pareggio, quindi uno ha il 33% di possibilità di indovinare, 66% di sbagliare. Se uno invece vuole fare 13 alla schedina con 13 partite, la percentuale di indovinare è lo 0,000, eccetera. Orbene, è uscito qualche giorno fa un articolo su un sito collegato al Ministero dell'Agricoltura dove si elencano le tipologie di scelte che devono essere fatte a livello nazionale e che non sono ancora state fatte. Sono 17. Quindi se fossero 17 partite di calcio, e all'interno di ogni scelta, di ogni argomento decisionale, la scelta non è bipolare, ci possono essere anche, per esempio, per una determinata questione ci possono essere 7-8 diverse opzioni possibili. Quindi capite che è difficile, è impossibile poter in questa fase raccontare come sarà la PAC dal 2015 in avanti. Però chiaramente, siccome sono venuto apposta da Roma per fare una relazione, cercherò di darvi un'infarinatura e un'idea di quello che ci sarà. Tra l'altro aggiungo questa, ed è una seconda notazione polemica, che io stamattina in treno ho letto il regolamento in italiano uscito sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e ho notato
con mio grande sorpresa, che è praticamente sbagliato. Cioè ci sono delle cose che sono scritte male, non si capisce. Veramente, e io faccio questo per mestiere, ci sono dei passaggi che io non riesco ad interpretare, non riesco proprio a, ed è uno scandalo che a livello di Unione Europea facciano, scrivano delle leggi, dei regolamenti così complessi, così articolati, perché diciamo il requisito fondamentale di una politica agraria in particolare, è quello della semplicità, della chiarezza e della trasparenza. Questo che cosa significa? Mi consente di diciamo parlare di un altro argomento. Questa riforma della PAC era iniziata nel segno della semplificazione e della deburocratizzazione. Questo è uno degli obiettivi. Quando leggerete il regolamento, uno nei primi considerando c'è scritto: la PAC dovrà essere più semplice. Non sarà così. Questa PAC è molto più complessa di quella che abbiamo avuto fino ad oggi. E quindi gli agricoltori italiani, gli agricoltori europei dovranno fare i conti per i prossimi anni ancora con la burocrazia, con gli oneri amministrativi e così via. Nella mia relazione io parlerò solo di un aspetto della riforma della PAC, e in particolare dei pagamenti diretti. Del resto è la parte più importante della politica agricola pubblica, perché se facciamo 100 il bilancio della PAC, il 70 va ai pagamenti diretti, il 10 va alle misure di mercato dell'organizzazione comune di mercato e il 20% va alla politica di sviluppo rurale, che poi si alimenta di un ulteriore finanziamento nazionale pare a quello comunitario, per cui raddoppia le cifre a disposizione del PSE. Illustrerò nella prima fase del mio intervento la riforma della PAC ricorrendo a due immagini esemplificative. La prima immagine è riferita ad un contesto europeo, la seconda immagine è riferita a un contesto nazionale. Comincio con l'esemplificazione a livello europeo. Voi dovete immaginare la PAC come una specie di servizio a buffet, no? Dove gli stati membri si servono e per soddisfare quelle che sono diciamo le loro esigenze specifiche a livello nazionale. Detto in altri termini, la PAC oggi è diventata una specie di mercato delle vacche, no? Dove praticamente 28 paesi membri si mettono attorno a un tavolo e cominciano a discutere, a litigare oppure ad accordarsi. Magari uno prende la Francia, è interessata a portare a casa un risultato, l'Italia è interessata a portare a casa un altro risultato, la Lituania un altro ancora, e praticamente si dividono queste sforze. Però c'è un discorso da fare, che questo buffet è meno ricco rispetto al passato per tre ragioni. Prima ragione: ci sono meno risorse per la PAC nel complesso. Oggi i soldi a disposizione della politica agricola comune a livello europeo sono il 38% della dotazione finanziaria complessiva del bilancio comunitario. Negli anni buoni la PAC incideva anche per più dell'80% del bilancio complessivo dell'Unione Europea. Poi ci sono più partecipanti a questo buffet, perché sono 28 i paesi che hanno. Quindi abbiamo meno soldi e più paesi che hanno un tiraggio di queste risorse comunitarie. E poi ancora ci sono più cose da fare, quindi più paesi membri, meno soldi e più cose da fare. Faccio proprio un esempio concreto. Una delle misure che hanno introdotto con questa riforma della PAC riguarda le misure anticrisi, cioè ovvero se si dovesse verificare una situazione imprevedibile, particolare, come è successo ad esempio nel settore dell'ortofrutta qualche anno fa con le scenichia Covid, oppure l'influenza aviaria, no? Nel settore avicolo o altre cose di questo genere, l'Unione Europea dice: noi mettiamo da parte 400 milioni di euro all'anno e se dovessero verificarsi crisi di questo tipo utilizziamo questo budget per venire incontro. Nel 2009 per esempio la crisi ha interessato il settore del latte con interventi speciali eccezionali da parte dell'Unione Europea.
Il particolare è che questi 400 milioni di euro, com'è che lo mettono da parte? Tagliando i pagamenti diretti degli agricoltori, no? Quindi prendono 400 milioni di euro a inizio anno, se non succedono disgrazie nel settore agricolo, a fine anno questi 400 milioni di euro vengono restituiti agli agricoltori come supplemento dei pagamenti diretti. Se invece dovesse succedere un evento tipo i tre che ho citato come esemplificativi, automaticamente questi 400 milioni si volatilizzano, ma praticamente escono sempre dal budget dell'agricoltore. Ora, per l'Italia però, se noi andiamo a vedere, non è andata malissimo questo ciclo di riforme della PAC, perché nella economia del mercato, diciamo, delle banche, abbiamo perso da una parte e abbiamo guadagnato dall'altra. Avete già capito dove abbiamo guadagnato, sulla politica di sviluppo rurale, lo diceva anche Doppio, lo diceva anche l'intervento del vostro assessore. Però abbiamo perso sui pagamenti diretti. Mediamente, nel periodo 2015-2020, l'Italia ha perso circa il 10% l'anno sotto forma di budget nazionale per i pagamenti diretti. Parte di questa perdita lo recuperiamo sullo sviluppo rurale. Ci sono, oltre, diciamo, a questa immagine, no? Che questo buffet diventa meno ricco, ci sono altri elementi che dobbiamo richiamare quando valutiamo le grandi tendenze generali della politica agricola a livello europeo. Primo elemento, ci sono più poteri decisionali per gli Stati membri, la chiamano flessibilità, che sotto certi aspetti è positivo, ma sotto certi aspetti è negativo. L'intervento dell'assessore ha richiamato questo concetto della flessibilità quando ha detto che adesso a livello nazionale dobbiamo fare in modo che la Lombardia, che è la prima regione in Italia come produzione agricola, non sia penalizzata rispetto alla ripartizione delle risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, l'aspetto positivo della flessibilità è che ogni paese membro può decidere come utilizzare i vari strumenti della PAC per confezionare un abito su misura rispetto alle esigenze della propria agricoltura, e questo è positivo. Ma di contro che cosa c'è? Che poi avremo, diciamo, 28 modelli di politica agricola differente all'interno dell'Unione Europea. E allora perché dobbiamo, mi chiedo, ma lo chiedo come provocazione così, perché dobbiamo continuare a parlare di PAC, che significa politica agricola comune? Cosa ha più di comune questa politica agricola? Probabilmente con questo ciclo 2014-2020 avrà poco di comune. E attenzione, queste sono tendenze generali che bisogna, come dire, osservare con molta attenzione, perché se ad esempio rispetto ad un determinato settore, che sono la produzione di latte ad esempio, l'Italia fa una scelta e un paese concorrente fa una scelta diversa, può darsi che i produttori di latte del paese concorrente possono avere un vantaggio competitivo, un vantaggio concorrenziale rispetto a quelli italiani, perché magari ci sono state delle scelte penalizzanti rispetto a quel settore. Per cui, voglio dire, ci possono essere proprio queste distorsioni della competizione con l'applicazione di questo nuovo modello della PAC. Dopodiché, un'altra tendenza generale di questa nuova politica agricola comune è la selettività nella scelta dei beneficiari negli interventi attuali. A livello comunitario parlano di sostegno mirato. Che cosa significa questo? Significa, ad esempio, che finora i pagamenti diretti sono stati erogati a chi ha presentato una domanda della PAC ogni anno. Adesso, per esempio, per poter avere i pagamenti diretti bisogna rientrare nel novero degli agricoltori attivi, e quindi, diciamo, sostegno mirato, selettivo. Lo ricordava il presidente delle ACLI prima: quando una parte del sostegno è indirizzata ai giovani, significa, diciamo, orientare la politica agricola in una determinata direzione, non in maniera orizzontale, diciamo, in maniera indifferenziata. Poi è una PAC più equa nella distribuzione delle risorse, sia tra stati membri, sia tra settori e tra singole imprese. E questo avverrà attraverso il processo di convergenza interna, io purtroppo sono costretto a utilizzare queste terminologie tecniche, sia attraverso la convergenza esterna.
Convergenza esterna che cosa significa? Significa che la Lituania ha detto: io per ogni ettaro dei miei terreni prendo 80 euro all'ettaro, Malta prende 600 euro all'ettaro, così non può andare bene. Quindi convergenza esterna significa che Malta deve rinunciare a qualcosa e la Lituania, gli agricoltori della Lituania devono incassare qualche cosa di più all'ettaro. Cioè i pagamenti medi per ettaro tra paesi membri devono tendenzialmente riavvicinarsi. La stessa cosa avverrà anche a livello di interno di, paese, di ciascun paese membro, convergenza interna. In Italia noi abbiamo un modello di politica agricola comunitaria di pagamenti diretti in base al quale ci sono agricoltori che prendono 100 euro ad ettaro, ipotesi, e agricoltori che prendono 1000 euro ad ettaro, 10 volte, ma anche io conosco situazioni di agricoltori che prendono anche 3500 euro ad ettaro, 4500 euro ad ettaro. Ci sono casi patologici in certi settori di valore dei diritti che sono enormi. Ecco. La convergenza interna significa che da qui al 2019 il valore dei diritti attribuiti agli agricoltori italiani tenderà a armonizzarsi, ad avvicinarsi, va bene? La seconda immagine che voglio utilizzare per spiegare un po' il funzionamento generale e la filosofia generale di questa politica agricola comune è l'immagine di una banale torta. No, immaginate una torta che rappresenta la dotazione nazionale dei pagamenti diretti. Voglio dire, l'Italia avrà a disposizione nei prossimi anni per i pagamenti diretti 3,8 miliardi di euro. Questa è la torta a disposizione degli agricoltori italiani. Ora, il pasticciere, cioè il ministro dell'agricoltura, insieme poi agli assessori regionali, alle organizzazioni economiche, eccetera, che cosa farà? Dividerà questa torta in una serie di fette. Una fetta del 30%, va all'inverdimento, al greening, no? Una fetta del 2% va ai giovani, una fetta probabilmente in Italia del 15% va al sostegno accoppiato, l'ex articolo 68, poi ci sono altre fette che non potenziali, altre fette che potrebbero essere ricavate da questa torta che non sto a citare, pagamento redistributivo, supplemento per le aree svantaggiate, eccetera eccetera. In Italia essenzialmente pare che la scelta sia quella di utilizzare il greening, i giovani e il sostegno accoppiato. Quello che rimane, quindi 30% il greening, 2% giovani, 15% il massimo del sostegno accoppiato, quello che rimane e sarà a disposizione per il pagamento di base, cioè per i titoli disaccoppiati assegnati per l'appunto agli agricoltori. Quindi in sostanza rimarrà grosso modo il 50%. Ora, fatta questa prima divisione, in un secondo momento, queste fette ricavate dalla torta grande saranno attribuite agli agricoltori italiani in attività. Tutti gli agricoltori attivi prenderanno un pezzo del pagamento di base e un pezzo del greening, alcuni prenderanno un pezzettino della fetta per i giovani e alcuni prenderanno un pezzettino della fetta per il sostegno specifico. Leggevo le dichiarazioni oggi del vostro assessore dove pare che a livello nazionale si stiano accordando per riservare il sostegno specifico accoppiato a due settori fondamentali per la Lombardia e per altre regioni del nord, che sono la zootecnia e la risicoltura. Chiaramente però il sostegno accoppiato non sarà solo 15%, abbiamo detto, dai 3,8 miliardi di euro, 15% siamo quasi 600 milioni di euro all'anno, non saranno solo attribuite alla zootecnia e al riso, ma voglio dire ci sono altri pretendenti. Io vi posso dire per esperienza diretta, l'olio d'oliva, no? È uno dei settori che vorrebbe uno spicchio, no? di questa fettina, ma poi ce ne sono altre e anche qui sarà una specie di mercato tipo quello che fanno a Bruxelles, no? Abbiamo detto prima, quello del mercato delle vacche. Allora, dicevamo, tra il primo e il secondo momento, cioè
primo momento divisione del budget totale nazionale tra le diverse componenti di pagamenti diretti, secondo momento attribuzione, diciamo, di questa dotazione ai singoli agricoltori, ce ne potrebbe essere uno intermedio facoltativo a scelta dello Stato membro, che è quello di dividere la fetta del pagamento di base a livello regionale. Ora qua andiamo un po' sul complicato, però essenzialmente che cosa significa dividere la dotazione per il pagamento di base per i titoli disaccoppiati a livello regionale? Significa alla fin fine fare in modo che il processo di convergenza e il processo, diciamo, di uniformazione del valore dei titoli sia il più dolce possibile. Questo significa anche fare in modo, ad esempio, che non la redistribuzione delle risorse finanziarie della PAC sia la meno radicale, la meno profonda possibile. Ad esempio, il vostro assessore, quando c'è stato il primo incontro a livello del Ministero dell'Agricoltura, ha alzato la voce perché i ministeriali avevano presentato una proposta di bacino unico nazionale, no? Con il bacino unico nazionale la Regione Lombardia avrebbe perso, credo, 130 milioni di euro all'anno di pagamenti diretti. E allora il vostro assessore ha detto no, dobbiamo fare la ripartizione a livello regionale. Facendo la ripartizione a livello regionale, che cosa succede? Che ogni regione si riprende il suo. Però attenzione, è vero che ogni regione si riprende il suo, ma all'interno della regione la redistribuzione ci sarà lo stesso tra agricoltori con titoli mediamente più ricchi e agricoltori con titoli mediamente più bassi, più contenuti. Ecco, allora, il pagamento di base, che è la parte, diciamo, preponderante della dotazione finanziaria, sarà gestito con un'operazione di azzeramento degli attuali titoli PAC che voi agricoltori avete in portafoglio e con una nuova assegnazione che ci sarà nel 2015 con nuove regole che però l'Italia dovrà ancora individuare, anche se, lo vedremo tra poco, ci sono degli orientamenti che pare siano abbastanza solidi, abbastanza attendibili. Ecco, rispetto a questa operazione, diciamo, dell'azzeramento dei titoli, dell'assegnazione dei nuovi titoli, c'è un fattore comune, e che è quello che ho detto prima, il riavvicinamento del valore dei titoli PAC assegnato ai beneficiari, cioè quel processo di convergenza interna e quindi di redistribuzione delle risorse finanziarie della PAC tra territori, tra settori e tra tipologie di aziende agricole. Poi alla fine del mio intervento proietterò tre lucidi che dimostreranno in effetti con i numeri quale potrebbe essere effettivamente la situazione. Ora si tratta di vedere se questa convergenza sarà totale ed immediata, sarà totale e differita con una gradualità, con un atterraggio morbido come dicono, oppure sarà una convergenza parziale. Che cosa significa questo? Essenzialmente sono tre possibilità. Possibilità numero uno: nel 2015 tutti i titoli PAC disaccoppiati nuovi assegnati agli agricoltori o a livello nazionale o a livello di aree omogenee che possono essere regioni amministrative piuttosto che altre delimitazioni avranno un valore uniforme, cioè se per esempio l'area omogenea è la regione Lombardia, flat rate al 2015 significa che grosso modo in tutta la regione Lombardia il valore del titolo sarà circa 220, no, 230 euro per ettaro, uguale per tutti. A prescindere, questa è la prima ipotesi, no? Convergenza totale immediata. Seconda ipotesi, convergenza totale differita al 2019, quindi significa che si parte con diritti diversi per ciascun agricoltore. Diversi sulla base di che cosa? Sulla base dei valori storici, quindi gli attuali diritti in portafoglio degli agricoltori saranno presi in considerazione per calcolare i nuovi titoli del 2015. Una volta che si calcolano i nuovi titoli, i titoli del 2015 differenziati,
comincerà un processo di convergenza che però porterà al 2019 al flat rate, al pagamento piatto uniforme uguale per tutti. Quindi in sostanza l'esempio di prima che ho fatto per la Lombardia, che nel 2015 il titolo vale 220 euro per ettaro, ci sarà, ma sarà nel 2019 piuttosto che nel 2015, e ci si arriverà gradualmente, nel senso che chi parte con titoli più importanti, quelli del riso, quelli della zootecnia da latte, della zootecnia da carne, ha un percorso discendente. Chi invece parte da titoli meno ricchi avrà un percorso ascendente. Allora, io faccio una parentesi. Queste considerazioni sono, come dire, considerazioni medie, no? All'ingrosso, perché poi bisogna guardare caso per caso diciamo io ragiono come se un'azienda agricola tra il 2014 e il 2020 non cambia la sua struttura dimensionale, cioè inizia il 2014 con i suoi 20 ettari, finisce nel 2019 con i suoi 20 ettari. Quindi ecco, queste così funzionano gli esempi che sto facendo io. Chiaramente se noi cominciamo a prendere in considerazione i casi particolari, il ragionamento che faccio evidentemente potrebbe non funzionare. Allora, detto questo, la terza ipotesi invece, la terza soluzione, è quella di avere una convergenza parziale anche nel 2019. Quindi si parte nel 2015 con diritti disaccoppiati diversi in funzione dei valori storici, no? Quindi gli attuali diritti si riflettono, si riverberano anche in futuro nel 2015. Dopodiché dal 2015 al 2019 questi diritti convergono verso una certa media, ma non diventano mai uguali tra di loro. Quindi chi nel 2015 parte con un titolo più ricco si avvicinerà alla media dell'Italia o alla media regionale, chi parte con un titolo più povero si avvicinerà però verso l'alto sempre a questa media nazionale o a questa media regionale. Vedete, la riforma della PAC è un gioco di scomposizione, di ricomposizione di una dotazione finanziaria più bassa rispetto ad oggi, seppur, abbiamo visto prima, non drammaticamente inferiore. Abbiamo visto prima l'Italia perde il 12% mediamente all'anno. C'è però da aggiungere una cosa, che oggi voi agricoltori subite la modulazione obbligatoria del 10% per le cifre superiori a 5.000 euro. Con la nuova PAC la modulazione obbligatoria non ci sarà più. Quindi voglio dire, vedete che da una parte si perde il 12% della dotazione, da un'altra parte non c'è più il travaso obbligatorio con la modulazione dal primo al secondo pilastro, e quindi le cose quasi quasi si equivalgono, si compensano. Ecco, in ogni caso, voglio dire, il giochetto che hanno costruito a Bruxelles è un giochetto di scomposizione, no? Della dotazione finanziaria e poi di ricomposizione. In questo momento tutti i protagonisti stanno cercando di gestire i due processi di scomposizione e di ricomposizione in modo da minimizzare le perdite oppure da massimizzare i guadagni, perché l'elemento comune è la redistribuzione. Su questo non ci piove, ci sarà redistribuzione, da questa PAC ci sarà chi guadagna e chi perde. Chiaramente quello che stanno facendo è che quelli che potenzialmente potrebbero perdere stanno cercando di perdere il meno il possibile. Quelli che potenzialmente potrebbero guadagnare vorrebbero che a livello nazionale si prendessero delle scelte tali da guadagnare il massimo possibile. No, questo è il gioco che si sta conducendo. Di queste cose però, ecco, anche qui una notazione, se volete, polemica, ne sentite parlare voi? Purtroppo è tutto sotto traccia, a differenza, non per citare ancora una volta un paese analogo, no, a differenza della Spagna, che hanno implementato un processo trasparente, in Italia non si capisce che cosa sta succedendo. Riunioni ce ne sono poche e non si sa, voglio dire, qual è l'esito che viene fuori da queste riunioni.
Quello che a questo punto a me sta a cuore evidenziare come aspetto fondamentale di questa nuova politica agricola comune, che sono sicuro voi avete già colto, è questo: è che questa PAC è sfacciatamente divisiva, cioè contrappone gli interessi piuttosto che farli convergere. Questo è il succo del discorso. Contrappone l'interesse all'interno del vostro settore. E per questo l'immagine della torta che io ho utilizzato prima mi sembra particolarmente calzante. Ad esempio, le regioni guardano al gettito intercettato a livello territoriale prima e dopo la riforma, per cui ci sono 4 regioni in Italia che hanno paura di perdere delle risorse, sono Lombardia, Veneto, Calabria e Puglia, e molte altre regioni che invece sono sicure.